Una storia di amicizia. Un film per tutti che vuole rompere gli schemi. Non è un film contro l'omofobia, ma è verso l'amore, che vuole superare l'ignoranza ed invitare le persone un po' fuori dalla loro comfort zone. Questo e molto altro è ciò che troveremo in Amici per caso, il film di Max Nardari, sceneggiatore e regista, girato in Umbria, a Terni, che uscirà il 14 febbraio del 2024, il giorno di San Valentino. Star internazionali come Daniel McVicar, personaggio cult di Beautiful, e John Michael Byron, ex frontman dei Toto. Ma anche attori nostrani come Marina Suma, Mirko Frezza, Ludovico Fremont, Beatrice Bruschi e l'Umbra di Orvieto, Giulia Schiavo. Parte del cast ha partecipato ad una conferenza stampa che si è svolta a Terni. Terni è un set a cielo aperto perché è tutto compattato, abbiamo trovato la piazza Tacito, per esempio abbiamo fatto un evento con tutti i ballerini di Terni, quindi abbiamo preso personale di Terni, del centro Sail, abbiamo fatto un musical con i costumi che sono tutti di grandi stilisti, abbiamo Renata Ercoli, stylist, che ha seguito i ballerini, avevamo Rocco Fasano, attore di punta oltretutto, perché Rocco Fasano sta facendo Anni Luce, un film da protagonista. Un film che si ispira alle grandi commedie americane. È molto americano anche il finale, il fatto che ci sia un concerto nel finale, che i nostri protagonisti ballano tutti insieme, che ci sia questo gioco di sguardi e di finale, di chiusura dei personaggi. Ci piaceva proprio come le grandi commedie americane. Voglio lasciare il messaggio che bisogna andare al di là di ogni stereotipo e bisogna combattere l'ignoranza. Voglio far sorridere e ridere, ma anche commuovere, perché ci sono dei momenti, come dicevamo prima, in cui gli attori danno veramente una profondità a questi personaggi. Quindi lei è l'amica di Omero, che è il ragazzo gay, che è molto maschile. Anche lì abbiamo rotto lo stereotipo del classico mondo gay strano e frivolo. Volevo dirlo anche prima. Abbiamo raccontato un locale gay dove non c'è nulla di strano, sono tutti ragazzi e ragazze identici, diciamo, come che punta a normalizzare quello che appunto è il mondo gay, e lo fa in una maniera veramente incredibile, per quanto è così semplice e ironica anche, perché poi non è semplice avere una commedia che ti lascia intanto un messaggio così forte a livello sociale, ma che soprattutto sia così leggera, ma ironica soprattutto, perché è scritta con grande intelligenza e con grande... è molto sottile. Quindi oltre a ragionare, perché poi comunque ti lascia appunto, no? Il messaggio ben chiaro, che chiaramente è quello, ridi anche un sacco, e non è semplice, cioè non è semplice, ridi delle situazioni, non è un film farsesco, è un film vero. Assolutamente, ridi per i misunderstanding, ridi per le situazioni grottesche che si creano tra i personaggi, proprio ridi per le interazioni che vengono a crearsi, non per come è magari, no? Appunto, come dicevamo prima, scimmiottato la tematica che viene trattata, è proprio per il misunderstanding, per le cose buffe e assurde che succedono. Ti lascia molto cuore, nel senso che alla fine quello che deve arrivare è l'amore e quella commozione e quella gioia insieme che appartengono alle commedie dei grandi, che io spero, mi piacerebbe molto arrivare alle commedie di Pedro Almodovar, che è il mio mito. Io ho studiato, mi sono laureato al DAMS, ho fatto una tesi su Pedro Almodovar, e con lui ho insegnato la risata e il pianto. In questo film secondo me ci sarà risata, pianto e tanta allegria e colori, dato che parte subito con una botta di colori. Un mix tra attori noti e nuove promesse che si preannuncia vincente. I due protagonisti sono Filippo Contri e Filippo Tirabassi, Pietro ed Omero sul set. Un film che parla principalmente di amicizia. Poi tutto quello che è il contorno appunto dell'omofobia e delle differenze viene fatto mettere in secondo piano, proprio dalla sceneggiatura. E quello che può sembrare una grande differenza iniziale, poi invece due persone che si conoscono e vanno un po' oltre quella superficialità che ti fa dire questa persona io non la posso frequentare, e poi invece questi due diventano molto amici. Sì, perché noi ci troviamo per forza a vivere insieme per esigenze, la sua economica, la mia relazionale, nel senso che non ho più una casa, perché la mia fidanzata mi ha lasciato sotto un ponte perché sono andato il giorno dell'anniversario allo stadio a sostenere la mia fede anziché la nostra a casa con le candeline. Però ecco, ognuno di noi ha sempre qualcosa da prendere di bello dalle persone, e poi se non lo vuole vedere allora tirasse dritto e andasse da un'altra parte, se la vuole prendere si può arricchire.
e io credo di aver trovato tante cose come Pietro in Omero belle da arricchire, e credo allo stesso tempo, in maniera anche un po' inspiegabile, anche viceversa. Comunque, se Pietro, diciamo, ha questa leggerezza che Omero non ha, perché è una persona magari più rigida, cioè, si sono dati delle cose a vicenda, sicuramente. E poi la cosa bella è che in questo film le differenze vengono viste come una cosa, come anche delle virtù, ma perché senza di differenze non ci sarebbe nemmeno l'ironia. Cioè, tu sei più magro, io sono più rotondeggiante, e allora mi faccio prendere in giro e te ti fai prendere in giro, finché fa ridere, finché è nei limiti del buon costume, nei limiti del rispetto, è tutto stupendo. E se non ci fosse la Roma, non ci sarebbe la Lazio, il sale, lo zucchero, quando, posti che si attraggono. Per forza, quando insomma un ragazzo che doveva fare una figurazione speciale, un attore che doveva scherzare, interagire con me, gli dovevo chiedere il risultato del derby, quando l'ho salutato gli ho detto: ma te sei dalla Roma? E lui mi fa: no, sono dalla Lazio. E io ho detto: forza, dai al prossimo derby, abbiamo fatto un brindisi, se non ci fosse lui e la gente come lui, noi non faremmo il derby. Diciamo, quindi, che noi viviamo proprio in relazione al nostro contrario. Esatto, e questo è importante, e deve continuare a essere così. Però bisogna uscire dalla comfort zone e bisogna ricordarsi che quando si parla si dicono delle parole, e che le parole sono importanti. Come è cambiato il mio punto di vista? Adesso sono tranquillo, molto felice, devo dire, perché sono stato un ragazzo con ambizione, voglio fare, ho fatto le cose. Ora godo i miei momenti sul set, voglio godere ogni momento, stasera lavoriamo alla notte, va bene, mi piace avere anche scene con colleghi, fa questo mestiere. Ho trovato che amo recitare. Il pubblico non so come è cambiato per loro, e non sono affari miei, è la verità. Io faccio il mio mestiere e faccio le cose, e il pubblico mi segue, non segue, non importa per me. L'approccio al mondo omosessuale negli anni è cambiato da parte della gente? Ma c'è sempre l'onda, c'è un miglioramento e dopo andiamo indietro, e sempre un po' di ritmo, andiamo eventualmente avanti con tolleranza per tutte le cose. Perché alla fine, guarda, in 100 anni siamo tutti al stesso posto. L'opera è stata finanziata con i fondi del POR Fest Umbria 2014-2020. La preparazione del film ha ricevuto il supporto logistico e tecnico di Umbria Film Commission. Io ringrazio comunque tutti, da chi ci ha aiutato, chi ci ha sostenuto, e tutta l'Umbria, perché abbiamo vinto anche un bando, quindi ci tenevo a sottolineare che siamo felici che la Reset ha vinto questo bando, perché siamo tornati così in Umbria e continueremo a lavorare in Umbria. Possibile data di uscita del film? San Valentino 2024, questo è l'obiettivo. Incrociamo le dita insieme. Ciao a tutti. Ciao. Naturalezza, no? Di approccio, che comunque non sempre.